Un saluto a tutti i miei bellissimi amici del canale YouTube, speciale Vicenza, e vi spiego perché speciale Vicenza. Ho incontrato un amico che poi imparerete a conoscere, secondo me, non vi posso ancora dire niente, ve lo farò vedere, semmai poi girerà la camera e si farà vedere, e mi ha fatto vedere un aggeggino. Voi sapete che a me piace moltissimo fare il test dei nodi, e quest'uomo ha la macchina giusta, quindi non aggiungiamo acqua, quindi don't just add water come facevamo da me in Sardegna, bensì con un dinamometro con una cella di carico estremamente professionale, e ringraziamo gli amici di Agiup che ci hanno dato la possibilità di farlo. Cosa facciamo? Facciamo un test. Mi ha sfidato, Alessandro mi ha sfidato e mi ha detto: prova a fare un pochino di nodi. Ne ho fatti un po', e poi mi ha detto: hai mai provato a fare il test con il Rapalanot? Ho detto: ma guarda che Rapalanot. Mi fa: prova. Ragazzi, abbiamo trovato un nodo che tiene veramente tanto, anzi me l'ha fatto scoprire Ale questa cosa qua. Adesso vi faccio il nodino e facciamo il test con il dinamometro, vediamo se ha ragione o non ha ragione. Io sono sicuro che ce l'abbia perché ho già visto prima, però... Ragazzi, abbiamo spezzato il filo, non si è rotto il nodo, quindi bisognerà fare qualche altro test in questi giorni, perché questo Rapalanot mi sta intrigando parecchio. Poi va anche molto bene per il circle, perché lasciando un'asola il circle gira bene. Quindi adesso approfondiremo molto di più questo Rapalanot. Io adesso mi metto un po' con il mio nuovo amico a fare due nodi. Ma voi andate a pescare, andate a pescare, andate a pescare. Alla prossima, ciao!